Per mia madre, in tutti quegli anni, il desiderio di aiutare era la spinta essenziale per costruire comunità in tutto il mondo e parlare alle persone dell'insegnamento di Bruno Gröning. Buongiorno, il mio nome è Dieter Häusler, rappresento il circolo degli amici di Bruno Gröning che quest'anno celebra 40 anni dalla sua fondazione. Per me la cosa più bella è vedere come le persone accolgono l'insegnamento di Bruno Gröning, lo mettono in pratica e poi fanno esperienza di aiuti e guarigioni. Bruno Gröning era diventato famoso negli anni 50 come il guaritore miracoloso, quando si raccontavano guarigioni incredibili e decine di migliaia di persone affluivano nei luoghi dove operava. Oggi il circolo degli amici di Bruno Gröning continua la sua opera. L'anno 2019 è un anno di giubileo per il circolo degli amici di Bruno Gröning. Guardiamo indietro per 40 anni, durante i quali gli amici, al servizio dell'amore per il prossimo, hanno informato altre persone riguardo l'insegnamento di Bruno Gröning. E che cosa è nato da questo? Oggi oltre 75.000 amici in 130 paesi sono attivi in quasi 3.000 comunità del circolo. Il nostro archivio delle testimonianze di successo ha migliaia di testimonianze di aiuti e guarigioni che sono accaduti attraverso la trasmissione e l'applicazione dell'insegnamento di Bruno Gröning. Questo è, dal mio personalissimo punto di vista, un risultato impressionante sul quale vogliamo continuare a costruire. Per tutti noi che siamo volontari attivi nel circolo degli amici, gli aiuti e le guarigioni sono la motivazione per continuare a trasmettere l'insegnamento all'umanità anche nei prossimi 40 anni. Per me, come attuale guida del circolo, è però anche un momento di commemorazione, riflessione, gratitudine verso mia madre, Grete Häusler, che ha fondato il Circolo degli Amici nell'anno 1979, lo ha guidato fino al 2007 e poi me lo ha consegnato prima del suo ritorno a casa. Quando nel 1949 Grete Häusler sentì parlare per la prima volta di Bruno Gröning, lo ritenne un ciarlatano. Invece nel 1950, durante una sua conferenza a Monaco, visse una guarigione spontanea da tre mali incurabili. Da quel giorno si è dedicata alla sua opera e ha fondato 23 comunità in tutta l'Austria. Im Jahre 1950 kam ich mit Herrn Bruno Gröning das erste Mal zusammen. Nel 1950 incontrai per la prima volta il signor Bruno Gröning. Allora era una persona che non riusciva più a credere in Dio, una persona che era malata e senza speranze. L'incontro con Bruno Gröning provocò in me una profonda svolta. Ich erkannte, dass es Gott gibt. Riconobbi che Dio c'è. Vissi una guarigione spontanea e compresi cosa fosse la salute. Was heil ist. A quel tempo ero l'essere più felice del mondo e lo sono ancora oggi. Negli anni successivi ho avuto la grande fortuna di condividere l'esperienza di tanti, tanti esseri umani che avevano vissuto la salvezza e che avevano finito di soffrire solo perché avevano creduto che Dio può aiutare. Geglaubt haben, dass Gott helfen kann. Für meine Mutter war der Wunsch zu helfen. Per mia madre la spinta più rilevante in tutti questi anni è stato il desiderio di aiutare a costruire le comunità in tutto il mondo e portare alle persone l'insegnamento di Bruno Gröning. Proprio adesso che ritorno dal Vietnam, vedo come ovunque siano germogliati semi, le guarigioni, le comunità e gli aiutanti grati. Ma questo non è sempre stato così. Negli anni iniziali, dopo il ritorno a casa di Bruno Gröning, la costruzione non è stata per niente facile. La maggior parte dei suoi amici si disperse e nei primi anni era quasi impossibile avvicinare nuovi amici all'insegnamento. Le porte erano chiuse, i cuori chiusi, ero disperata. Ho invitato la vicina di casa, dei parenti. Il giorno dopo hanno disdetto l'invito. Era di nuovo tutto finito. Era un periodo di una difficoltà che non potete neanche immaginare.
Solo nel 1964 il tanto atteso desiderio di Grete Häusler si esaudisce e può fondare una prima comunità Oberhausen-Sterkrade. Gli amici, 4 o 5, si incontrano in gruppi molto piccoli. Negli anni seguenti si aggiunge qualche nuova comunità, ma tutto sommato i primi 10 anni dopo il ritorno a casa di Bruno Gröning fu un lungo periodo di magra. Nel 1969 si incontrano alcuni dei vecchi amici per una cerimonia commemorativa al Traberhof a Rosenheim. E poi abbiamo celebrato l'anniversario del decennio. Il Traberhof c'era ancora. E noi ci siamo riuniti, il signor Pelz con sua moglie, la signora Bavai col marito e qualche altro amico fedele. È stata una festa commemorativa meravigliosa. Es war ein wunderbare Dankesfeier. All'inizio degli anni 70, per la prima volta, vengono tenuti i convegni istruttivi. In questo momento tutta l'opera di Bruno Gröning comprende solo dei 50 e 60 amici. Ugualmente piccolo è anche il circolo che si incontra a Stoccarda per l'istruzione delle guide di comunità. Ci siamo incontrati in 7 e l'anno dopo eravamo già 14. Ognuno ha raccontato le esperienze vissute con Bruno Gröning. Questa era la cosa più bella, la più meravigliosa. E lì ho avuto il coraggio di dire, eh sì, e la gente per strada, che ne è di loro? Noi stiamo bene qui. Se c'è qualcosa facciamo Einstellen. Bruno aiuta, arrivano le guarigioni. Ma quelli come possono venire a sapere? Dobbiamo renderlo pubblico, mettere inserzioni sui giornali per dire che le guarigioni continuano. E lì tutti mi hanno aggredita. Questo no, proprio ora, finalmente che si è calmato tutto ciò che è stato scritto su Bruno Gröning nel male. E lei ora vuole risvegliarlo con la stampa. Allora mi sono ascoltata e sapevo deve essere così. E per questo mi sono recata al settimanale Das Neue Blatt e ho pregato che scrivessero in un articolo che le guarigioni continuano. Die Heilungen weiter erfolgen. Das Neue Blatt ne parla a settembre del 1974. Si presentano circa 200 persone in cerca di aiuto, sorgono nuove comunità e avvengono grandi guarigioni. Alla fine del 1967, sul Das Neue Blatt viene pubblicato un secondo articolo che parla delle guarigioni avvenute dopo il primo. Questo causa un vero e proprio tumulto. Dalla Germania, Austria, dalla Svizzera e altri paesi giungono 2.400 richieste d'aiuto. Il telefono squilla dalla mattina alla sera, arrivano dalle 25 alle 100 lettere al giorno e ci sono di continuo persone in cerca d'aiuto davanti alla porta. E non lo dimenticherò mai. Era un giorno, era domenica. C'era un uomo con la valigia al Grimberg, davanti alla staccionata di casa nostra, che domandò: «Qui sono da Häusler, vero?» «Mamma, c'è un signore». «Sì, venga. Da dove viene?» «Vengo dalla Svizzera. Ho letto questo articolo in cui c'è scritto che qui si può guarire. Per favore, mi aiuti». Io me lo ricordo proprio come se fosse ancora davanti a me. Era partito dalla Svizzera per venire da noi, senza neanche annunciarsi, solo perché aveva sentito che qui si poteva guarire. E mi ricordo di come mia madre avesse organizzato il circolo di lavoro nel nostro soggiorno. E poi sono venuti gli amici. Così si scrivevano indirizzi e buste, e poi qui e lì fogli di carta, si imbustavano e poi alla posta. Era un vero e proprio sciame d'api che ha lavorato lì la sera. Venivano tutti dopo il lavoro. E così sono state riempite le piccole, piccolissime comunità che esistevano allora. Grete Häusler è spesso in viaggio. Come negli anni 50, quando fondò le 23 comunità in tutta l'Austria, ora viaggia di nuovo nelle nazioni e assiste chi cerca aiuto in Germania, Austria e in Svizzera. Ovunque nascono nuove comunità.
Es kamen immer mehr Freunde dazu. Arrivavano sempre più amici che poi l'accompagnavano. C'era il signor Epstein che aveva ricevuto una grande guarigione dal cancro e ci furono tante guarigioni. Era una gioia condividere le guarigioni, spesso spontanee. Si andava in Svizzera, in Francia, in Austria, in Baviera. Ovunque c'erano comunità molto piccole, in Svizzera trovavano tutti posto in salotto. Anche lì grandi guarigioni. Lì dove arrivava la signora Häusler c'erano grandi guarigioni. Nessun luogo era troppo lontano per lei e per lei era importante chiunque cercasse aiuto. E questo per l'associazione era come una spina nel fianco. Nonostante lei portasse delle offerte a casa, viaggiare ovunque era troppo costoso. La cassa e il cassiere erano cambiati. C'era un signore che era direttore di una banca e pensava che fosse troppo dispendioso. E poi un bel giorno disse che in Svizzera ora dovevamo farcela da soli. Perché? Perché non c'è abbastanza denaro. L'associazione e il cassiere hanno detto non abbiamo abbastanza soldi per finanziare i viaggi in Svizzera, quindi non le sarà più permesso andare. Così le tolsero l'incarico e non poteva più andare in Svizzera. E così furono abbandonati a se stessi ed è difficile tenere in piedi una comunità attraverso il telefono. Allora tutto è crollato. Mia madre era agitata e ha detto «Non si può, il denaro non può comandarci, non possiamo fare ciò che dice il cassiere». La situazione continuò a peggiorare fino a raggiungere il culmine il 15 maggio del 1979. Con una cartolina postale il comitato chiede in modo conciso a Grete Häusler di dimettersi. Dopo una seduta conclusiva viene confermata la sua destituzione. Allora mio marito parlò in modo molto acceso, così che tutti potessero riflettere. La signora Häusler ha lasciato la sala, seguita da lui. Io sono rimasta ancora un po' e poi sono andata da lei. Per Grete Häusler era chiaro che non avrebbe più potuto ricostruire l'opera di Bruno Gröning con l'associazione. Accetta la richiesta del comitato direttivo e abbandona tutti i suoi compiti. Da un giorno all'altro è tagliata fuori da tutto ciò che le è più caro. Sì, questo per lei fu molto pesante perché venne separata da tutti i suoi amici. Da un giorno all'altro le fu proibito di avere contatti con queste persone o intraprendere qualsiasi attività con loro, perché questi erano amici dell'associazione e lei ne era stata estromessa, come se, mi verrebbe quasi da dire, come se lei non fosse più nessuno. In una delle memorie di quel periodo scriveva: «In quei giorni solo uno poteva aiutarmi e questo era Bruno Gröning. E per me non fu difficile, non ero triste, era come se mi fossi liberata. Era una cosa molto strana, invece di piangere sentivo gioia. Lo capii lentamente, passo dopo passo. Un sabato, il 23 giugno, mi giunse il pensiero continuare e io mi decisi a continuare, a fare ciò che mi veniva messo tra le mani dall'alto. La gente non me lo può proibire ed io non me lo faccio impedire da nessuno, che venga chi vuole». Alla fine mia madre tenne duro e negli anni 70 cominciò nuovamente la costruzione dell'opera. L'opera di Bruno Gröning le deve molto, moltissimo, se non addirittura tutto. Ha messo la sua vita completamente al servizio del Circolo degli Amici. Vi racconterò un po' di più dello sviluppo di tutto il periodo iniziale del Circolo degli Amici di Bruno Gröning a partire dalla fondazione nel 1979 qui sul nostro canale YouTube. Fino ad allora vi auguro di tutto cuore tutto il bene immaginabile. Vostro Dieter Häusler. Dieter Häusler.